Due medici in servizio nel carcere di Benevento chiamati in causa per il decesso di un detenuto di 59 anni morto nella casa circondariale del quartiere Capodimonte nell'ottobre del 2016. Questa mattina intanto il giudice del Tribunale de Sannita ha ordinato una perizia sui risultati delle perizie di accusa, difesa e parti civili. Accusava dolori nella zona sinistra del torace ed intercostali che aumentavano con il respiro. Il 6 ottobre era stato trasportato in ambulanza a Rummo e operato per un infarto del miocardio, dopo qualche giorno il decesso. Intanto in Campania resta delicata la situazione nelle carceri. I sindacati quotidianamente chiedono un intervento del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Oggi visita della UILPA nel carcere di Avellino, dove la situazione resta difficile. La situazione è drammatica, vorrei dire, più che difficile, un po' a livello nazionale, ma soprattutto in Campania e particolarmente soffermandoci alla visita di oggi ad Avellino. E carenze strutturali e organiche si aggiunge peraltro in Campania una gestione provveditoriale, quindi della circoscrizione regionale che noi abbiamo definito talvolta fantasiosa e spesso approssimativa. Avellino ne paga le conseguenze probabilmente più di tutti, perlomeno in questo momento. Operatori che fanno fino a 24 ore di orario di servizio ininterrotto. Ad Avellino non c'è neanche un comandante della polizia penitenziaria titolare.